Salve a tutti, e volevo parlarvi di un fenomeno a cui io sto prestando attenzione, che proprio in questi giorni si sta esplicando con tantissime ripercussioni, anche abbastanza grottesche. Però cerchiamo di non, io cercherò il più possibile di non giudicare l'evento in sé, ma di rintracciare quelle che sono le dinamiche che si possono evidenziare alla base. E sto parlando, e voglio parlare con voi, del fenomeno di false flag o false flagging, cioè una tendenza tipica dell'umanità, fondamentalmente, di indurre e di incitare a determinate battaglie con la scusa di un pretesto che molto spesso non è quello reale. Quindi false flag vuol dire falsa bandiera, ovvero indirizzare l'opinione pubblica e anche il giusto risentimento, la giusta indignazione per determinate politiche o cause, ma non con il reale intento di risolverle e di portarle a galla, ma semplicemente per distogliere l'attenzione da magari quelli che sono i reali responsabili. Ad esempio, quello che sta accadendo ora per l'uccisione di George Floyd, no? Indubbiamente, come possiamo noi non indignarci giustamente e anche protestare per questo discorso? Però la cosa che mi ha molto colpito, io sono da sempre non vicino di più alla causa degli afroamericani e di tutte le popolazioni native e anche colorate, non perché io sia esterofilo, ma perché tramite i miei percorsi, ma anche tramite le mie scoperte anche interne, tutto quello che appartiene e attiene alla causa delle persone di colore scorre nel mio sangue a un livello molto molto profondo, anche per un discorso spirituale. Quindi immaginate voi quanto io possa essere vicino a tutto questo, ma al tempo stesso, se non uso il filtro dell'emotività, che molto spesso in questo periodo è molto esacerbata, solo in certi momenti, però non posso che non sorprendermi del fatto che soprattutto in Italia, ad esempio, se proprio volessimo fare un discorso anche di indignazione, ma anche di protesta, come mai in Italia, non so se molti di voi lo sanno, ma durante il lockdown a Ravanusa, in provincia di Agrigento, un ragazzo, Dario Musso, a proposito di abusi della polizia, no, e delle forze dell'ordine, semplicemente perché dalla sua stessa macchina con un megafono urlava in giro: svegliatevi concittadini, la pandemia non esiste. Quindi gettava il dubbio che comunque si fosse un po' tutti noi vittime di un esperimento, comunque di un inganno sociale. D'accordo, non d'accordo, era la sua opinione e lo è tuttora. Lui è stato immobilizzato da 8, non da 1, ma da 8 agenti, lo hanno gettato in terra e lo hanno sedato per strada sotto gli occhi di tutti. Ci sono ancora i video, ci sono le testimonianze, i testimoni oculari e quant'altro. Ora, un episodio del genere, soprattutto a noi italiani, vittime, nostro malgrado, degli arresti domiciliari che abbiamo vissuto e che il governo ci ha imposto per motivi ancora misteriosi, sulle quali la magistratura speriamo che presto abbia a scoprire la verità. Nessuno di noi in Italia né si è indignato come si dovrebbe, come sarebbe dovuto essere, né ha manifestato lo stesso tipo di appassionamento, se ci facciamo caso, che questo episodio gravissimo, ingiustificabile, avvenuto in America sta avendo, sta suscitando. Ci pensate? Cioè, a livello di parità, anche se le cose non sono paragonabili, ogni fenomeno è diverso, se, ok, però se voi ci pensate,
a livello di gravità e a livello di anche di identificazione, no? Perché comunque questa cosa è avvenuta nel nostro paese, è avvenuta in un momento in cui tutti noi, tutto un popolo, quindi non solo un'etnia, ma tutto un popolo, se possiamo parlare di etnia anche lì, tutto un popolo, cioè tutto lo Stato italiano era in un momento di grande stress, no? Quindi a maggior ragione avremmo dovuto tutti noi, se avessimo ascoltato questo tipo di messaggio, avremmo dovuto manifestare una solidarietà con questo ragazzo. È successo? No. Dalla stampa è stato trattato in maniera molto marginale, anche le Iene abbiamo visto che hanno trattato il servizio in maniera molto così. Perché vi dico questo? Perché mi sto accorgendo che soprattutto questo movimento, Black Lives Matter, sul quale non possiamo non essere d'accordo, no? Cioè, potrebbe mai essere qualcuno non d'accordo all'ottenimento di diritti o comunque al riconoscimento di una, uguaglianza con questo tipo di causa? Penso di no, no? Eppure, come mai in una città a guida democratica, in uno stato a guida democratica, quindi chiaramente gli oppositori di Trump, avviene una cosa del genere, avviene di pomeriggio, nel tardo pomeriggio sera già tutti quanti chiedevano le dimissioni di Trump. Perché? E soprattutto, come mai la componente democratica, americana abbia subito imbastito questa campagna per mobilitare l'opinione pubblica e per incitare delle rivolte. A me ha colpito molto, ad esempio, che io leggo tra le righe molto spesso, anche se mi sembrano cose abbastanza palesi e grossolane, come mai nel pomeriggio succede questa cosa di George Floyd, la sera già Lady Gaga e altri affiliati ai loro illuminati ordini già mandavano in giro comunicati chiedendo le dimissioni di Trump, cioè cosa c'entra? Se noi dovessimo traslare questo fenomeno per quello che era successo ed è successo a Dario Musso, noi la sera saremmo dovuti andare tutti quanti in Italia con i forconi per richiedere le dimissioni di Conte. L'abbiamo fatto? No, anzi abbiamo continuato a recitare i mantra governativi, andrà tutto bene, restate a casa, restate a casa. E ad esempio, tutti quelli che prima erano con Greta, no? E che a livello planetario hanno inscenato un qualcosa sulla quale io non posso non essere d'accordo, come sempre per la causa. Io sono ecologista da che ho memoria, ok? E vivo, combatto e opero a favore della terra e della natura e degli animali, a prescindere da bandiere, non bandiere e cappelletti vari. Quindi figuriamoci se io non sono favorevole a quello che Greta ha detto e gli hanno permesso di dire anche lì in maniera abbastanza misteriosa, è apparsa, ha fatto le sue cose e poi è scomparsa. Ora, questa umanità che butta in giro, umanità, questi esseri che buttano in giro come non ci fosse un domani mascherine, guanti di plastica e investono in plexiglass, per esempio. Quanto hanno interiorizzato del messaggio di Greta se prima erano tutti con lei? Tutti quelli che prima erano con Charlie, no? Prima era Je suis Charlie, poi Je suis Greta, poi che cosa c'è stato più? Adesso poi eravamo tutti resto a casisti. Cioè, quello che vi chiedo io, vi sembra normale che e vi sembra anche onesto a livello intellettuale che George Floyd muore e viene ucciso di pomeriggio, la sera c'erano già i calendari, guardate che è inquietante questa cosa, la sera c'erano già i calendari di tutte le manifestazioni che ci sarebbero realizzate da lì a qualche giorno in tutto il mondo, quindi proprio in maniera capillarizzato. Io che ho fatto politica per 10 anni in maniera attiva in Calabria, non a Ginevra, come dico sempre, quindi a rischio di tante cose che magari in Svizzera immagino che non ci siano. Vi posso assicurare che per portare delle persone in piazza e per mobilitare l'opinione pubblica, anche per cause non giuste, giustissime, non è così facile. Quindi, quando ci sono queste mobilitazioni,
c'è sempre una struttura alla base che finanzia e che manda avanti delle cose. Io ovviamente sono un complottista, quindi chiaramente sono portato per mia stessa natura a vedere ciò che c'è sotto, però vi chiedo semplicemente di non lasciarvi strumentalizzare, perché se ci fate caso, questa battaglia lecitissima, che adesso però sta sfociando nelle solite aberrazioni tipo cancellazione, damnatio memoriae, di situazioni che, voglio dire, ormai è storia e che comunque sono già vissute, no? Non pensate che tutto questo sia volto fondamentalmente a ingenerare ulteriori divisioni tra noi esseri umani? Cioè, perché ancora non riusciamo a far sventolare la vera bandiera, l'unica e sola, ovvero quella della razza umana? Quindi cerchiamo di sfrondare a livello emotivo quello che momentaneamente sembra che ci guidi, e cerchiamo di comprendere quanto i nostri diritti, la nostra libertà decisionale, di cura, di affrontare anche le malattie o le non malattie, così come tutti noi vogliamo, quindi senza che ci venga imposto, violando tantissimi articoli della nostra Costituzione, ultimamente sono all'ordine del giorno, e noi su questo non manifestiamo, noi su questo non ci incateniamo. Così come ho detto l'altro giorno, c'è voluta Sandra Milo a 87 anni ad incatenarsi di fronte a Montecitorio per manifestare e chiedere lumi sulle situazioni dei lavoratori dello spettacolo, ma tutti gli altri artisti, anche più giovani e più in forze, anziché fare video sui social con "andrà tutto bene, insieme ce la faremo, mettiamo la mascherina e quanto siamo irregimentati nelle cose filogovernative", nessuno ha fatto nulla. Quindi cos'è che ci fa muovere il culo, detto proprio in italiano antico, e ci fa realmente lottare e manifestare per i nostri diritti, e cosa invece ci fa muovere come delle simpatiche marionette senza capire niente, a inginocchiarci, ad alzare pugni al cielo senza sapere neanche cosa vuol dire, a ripetere mantra distruttivi: "non posso respirare, non posso respirare", ma già ci abbiamo tutti la mascherina, io no, ma voglio dire, già vi impongono di mettere delle mascherine assurde e obbrobriose, e in più continuate a ripetere anche a livello mondiale "non posso respirare". Quindi meditiamo su che cosa realmente ci porta a appassionarci e ad identificarci con delle lotte piuttosto che con altre. Credo che questo sia il momento di lavorare uniti e insieme.